È sempre stata una delle mete preferite dai marchigiani, ma nel corso degli anni la riserva naturale statale Gola del Furlo è diventata un luogo turistico riconosciuto e apprezzato anche dai turisti. Grazie alle bellezze offerte dalla natura, è uno spazio di incontro perfetto, capace di costruire e veicolare una cultura dell'accoglienza turistica e dell'inclusione sociale. Con attività accessibili a tutti e grandi aree verdi, anche oggi, 2 giugno, centinaia di famiglie e ragazzi hanno scelto il Furlo per stare in compagnia, passeggiare o fare sport. Perché vedo insomma che avete scarpe da trekking, siete super attrezzati. Sì, attrezzati. Io un po' di meno, però. Un gruppo di amici? Sì, amici. E parenti, tutti parenti. Di dove? A provincia Iesi. Come mai siete venuti qua? E il 2 giugno facciamo una scampagnata, un giretto. Sì, alcuni di noi, sì, già conosceva tutto. Percorrerete qualche sentiero? Avete già studiato la cartina? No, sinceramente no, ancora dobbiamo leggere un po' tutto, però facciamo un giretto. Di dove siete? Da Puglia. Prima volta al Furlo oppure no, conoscete già il posto? Già venuti parecchie volte. Cioè, gruppo di amici? Sì, mio figlio con tutti i suoi amici. Dove andate di preciso? Avete già guardato i terrazza, sentieri? Terrazza, sì, terrazza del Furlo. Cosa avete portato? Negli zaini? Pranzate da mangiare, fuori? Da mangiare. E l'acqua. Sì, una giornata alternativa. Avete scelto il percorso da seguire? Andiamo su alla terrazza Testa del Duce, al Monte Pietralatra, dove ci sarà la terrazza. Pensiamo di fare uno spuntino lì, insomma. E ammirare il panorama. Ammirare il panorama, sì, esatto. Quanti siete? Perché c'è una bella comitiva alle vostre spalle, vedo. Sì, siamo parecchi, abbiamo tutte le mascherine, insomma. Da dove venite? Da Pesaro in circa, sì. Prima volta al Furlo oppure? No. Siamo già venuti qualche volta. Sì, sì. Chi più chi meno siamo già stati. Quindi pronti a partire? Sì, pronti, sì, prontissimi. Ho sentito che ci vorranno più o meno 3 ore, sarà tutto in salita forse. Adesso il percorso. Abbiamo preso la scorciatoia forse. Ah, ecco. Ora ci avviciniamo al sentiero, in macchina e poi partiamo da là, insomma. Questa mattina sono stati riaperti al pubblico il centro visite della riserva e il museo gestiti dalla provincia di Pesaro Urbino, ingressi su prenotazione e mascherina obbligatoria. È arrivato il giorno della riapertura, è stato fatto un lunghissimo lavoro per mettere a norma tutto l'edificio, il museo, e abbiamo provveduto anche a stipulare un contratto con una ditta per una sanificazione periodica settimanale. E tutti gli ingressi sono contingentati, le ragazze del servizio del Furlo li seguiranno e gli daranno tutte le indicazioni. Abbiamo dovuto un po' rovesciare il percorso del museo, dove appunto ci sarà un'entrata e un'uscita separata. Tutte le distanze sono state segnate a terra. E quindi siamo pronti per partire. Le prospettive sono ottime, abbiamo già avuto un sacco di prenotazioni appena partiti, oggi pomeriggio già 20 persone hanno prenotato e sono distanziati i gruppi di ogni 30 minuti, seguiti sempre da una guida e comincia così. La prenotazione è obbligatoria nel nostro sito e anche vi invito a collegarvi nel numero WhatsApp perché otterrete tutte le informazioni in tempo reale. Ecco, quindi cominciamo, si prospetta una bellissima stagione. Nel rispetto delle norme anti-Covid ripartiranno a breve anche le iniziative con Furlo Family. Sono esperienze di accompagnamento inclusivo alla portata di tutti, vuol dire che all'interno della famiglia ci possono essere tantissime esigenze, da bambini piccoli, mamme in avanzato stato di gravidanza, mamme con il passeggino da trekking o bambini o adulti con disabilità, sia motorie che sensoriali che psichiche. Quindi sono passeggiate, esperienze in natura, immersioni per tutti. Sono gratuite o a pagamento? Completamente gratuite, su prenotazione obbligatoria. Per chi invece vuole ammirare gli abitanti del Furlo, come questa aquila reale ripresa da Maurizio Saltarelli, il museo è il luogo perfetto. Un itinerario conoscitivo della riserva dal punto di vista ambientale, paesaggistico e culturale. Superata la sala dei fossili, è possibile ammirare numerosi esemplari di uccelli e mammiferi. Come possiamo vedere, abbiamo adeguatamente segnalato a terra le apposite distanze che i nostri visitatori dovranno appunto rispettare.
qui potremo vedere gran parte della fauna della nostra zona. Purtroppo gli schermi touch non sono possibili da utilizzare appunto per le norme di sicurezza. E qua a fianco potremo vedere anche i nostri rapaci che abitano appunto il furlo e danno appunto un tocco in più alla nostra area. Ritornando all'esterno, invece, negli spazi verdi gestiti dal comune di Acqualagna ci sono ancora diverse norme da rispettare. E da come si può leggere in questo cartello, al parco pubblico La Golena è vietato sostare, bivaccare e creare assembramenti. La Cattolica al Furlo in moto, quindi un bel giro. Oggi sì. Si ne approfitta di questa bella giornata? Penso di sì, per fare un po' di trekking. Di dove siete? Di Fossombrone. Siete venuti su in bicicletta da là, sì. Direttamente? Sì. Niente macchine? Niente macchine. No. Bicicletta. Una passione è quella della bicicletta che portate avanti da tempo? Ma sì, grandissima. Poi, sinceramente, questi posti si prestano in maniera eccezionale. Poi con la compagnia dà sempre gusto. Poi alla mattina con le mogli non è che si possa stare a casa. E quindi approfittiamo. Un po' di libertà anche per noi. Dopo la quarantena, basta. Un po' di amici, un giretto in bici e ci passa così. Un po' di movimento fisico, dico, che fa bene, no? Sempre. All'età nostra ancora di più. Posso chiedere di dov'è? Sono qui di Acqualagna. Quindi conosce bene il posto? Conosco molto bene il posto, bellissimo, stupendo, tutti i giorni. Come mai anche il 2 giugno quassù? Ma io sono qui, si cammina, sì, per smaltire un po' da questa pandemia. Abbiamo messo su qualche chiletto. E la quarantena? Un po' ci ha fatto, via. Yeah. E adesso camminiamo per smaltire in questi bei posti che abbiamo qui nell'entroterra nostra.